Cambio di guardia al Lions Club di Locri, Aristide Bava, il nuovo presidente, il giornalista sidarnese, subentra al primario chirurgo Rocco Vasile, che ha diretto l'importante sodalizio per l'anno sociale 2021-2022. La nomina del neopresidente è stata solennizzata alla presenza del governatore del distretto Lion 108 YA Calabria, Campania e Basilicata. Il calabrese Franco Scarpino, alla sua prima uscita ufficiale con il prestigioso incarico, dopo insediamento di tutti i governatori internazionali Lions che ha avuto luogo nei giorni scorsi a Montreal in Canada. Il tradizionale passaggio di campana ha avuto luogo nei suggestivi locali di Villa Denise a Bovalino, presente anche il sindaco della città Vincenzo Maesano, che in apertura dei lavori ha portato il suo saluto all'Assise Lions, ringraziando per la scelta della sua città come location dell'incontro Lions, a quale hanno partecipato i rappresentanti di numerosi club dell'intera regione e del distretto. Credo che sia un onore per Bovalino e per la Locride ospitare questa sera il governatore calabrese Franco Scarpino, un uomo sotto la cui guida il distretto Lion 108 YA certamente quest'anno volerà alto. Siamo a Villa Denise di Bovalino, dove c'è il passaggio della campana. Il sottoscritto è direttamente interessato. Ogni anno sociale finisce e quindi avviene il passaggio delle cariche tra l'uscente e l'entrante. Cerchiamo di lavorare sul territorio e verso chi ha più bisogno, in modo tale che il nostro lavoro abbia una buona identità. Certamente le responsabilità nella qualità di presidente della circoscrizione sono aumentate rispetto a prima, perché io ho già fatto il presidente di zona, ho già fatto altre volte il presidente dello stesso club, il club Lions di Locri. Le impressioni da governatore nella convention di Montreal sono tante, perché è stato un evento veramente eccezionale, alla presenza di 35.000 delegati Lion di tutto il mondo. Infatti noi come istituzione rappresentiamo 210 stati e quindi, come dire, il consulto tra i vari governatori e gli office internazionali sono stati tanti. L'elemento comune è stato quello dell'amore, della passione che abbiamo, di quello di soddisfare i bisogni e di risolvere soprattutto i problemi della collettività attraverso una nuova formula, che è quella dell'ionismo interattivo, cioè non più dell'ionismo tradizionale, ma quello di essere vicini alle pubbliche amministrazioni, alle scuole, alle regioni, allo Stato, a dare il nostro contributo. E il nostro distretto è pronto, perché in questi due anni ho cercato di lavorare in questo senso, a cercare delle strategie per interagire con apposite convenzioni, con le istituzioni, con la regione, appunto per soddisfare questi bisogni. Bovalino ha tanto tanto bisogno e necessità e anche voglia di crescere e di farsi vedere nella sua immagine migliore. Ci sono molte risorse umane, risorse anche paesaggistiche importanti che meritano di essere valorizzate, e io ritengo che attraverso anche questi incontri, queste importanti assise, che si possono valorizzare e promuovere i nostri territori, e non soltanto proprio quello dei singoli comuni, ma di tutto il comprensorio della Locride, che è ricco davvero di immagini e di tesori che molto spesso sono anche nascosti, ma che meritano di essere riscoperti e valorizzati per quelli che sono davvero.